Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 12 e 36 minuti in questo istante, lunedì 29 marzo, buongiorno a tutti, iniziamo una importante puntata di Good Morning Milano, una nuova puntata in vostra compagnia. Apriamo immediatamente con un ospite che abbiamo al telefono, sto parlando di Diana De Marchi, buongiorno, buongiorno consigliere. Buongiorno. Allora, l'abbiamo disturbata perché domani lei ha organizzato un bellissimo incontro a Milano che si chiama Milano per le donne di sport, ma volevo lasciare la parola a lei per spiegarci che cos'è e magari anche come poter fare per seguirlo. Ah, grazie tantissimo intanto perché è una splendida occasione per parlare di un incontro a cui tengo tanto. L'incontro si potrà seguire sul web TV radio del Comune di Milano, quindi andando sulla pagina del Comune alle 18 domani si segue in diretta il convegno. E, peraltro appunto noi abbiamo già lavorato con Claudia Giordani negli anni proprio per capire come potevamo essere di sostegno alla promozione delle attività sportive delle donne che ancora non hanno gli stessi riconoscimenti purtroppo degli uomini, e quindi questa era la base di partenza. Di fatto poi l'organizzazione di domani ragiona proprio su Milano, che è poi nella realtà del nostro paese una città di eccellenza per lo sport di alto livello e per anche le attività sportive di base, perché appunto sappiamo che più del 25% delle attività sportive a livello nazionale sono, per il numero appunto di persone che le praticano, di donne, sono in Lombardia. E quindi abbiamo un indice proprio molto alto di offerta di tanti sport e discipline, è proprio un territorio di tradizione centenaria, insomma, anche penso alle società che abbiamo nella nostra città, è proprio una città dove lo sport al femminile ha avuto un alto riscontro sia tra le attività amatoriali che quelle delle giovani generazioni. Però noi vogliamo innanzitutto dare questa visibilità appunto alla città e a questo scenario di successo, però anche cercare di coinvolgere i vari settori tecnici per capire quale sostegno migliore possiamo dare come istituzione, proprio pensando all'immediato e pensando anche al tema di Milano Cortina 2026. Ecco, De Marchi, quali punti si toccheranno quindi all'interno di questo evento? Allora, intanto si chiederanno a tutti i soggetti invitati, che appunto come vedete poi dalla locandina sono rappresentanti di importanti federazioni, che cosa è stato fatto e come prosegue l'attività, soprattutto verso le donne, le ragazze, le giovani e le giovanissime, no? Capire che cosa sta succedendo, penso al volley appunto con la Pro Patria, penso a Regina Baresi che si sta proprio occupando con un'agenzia per le atlete professioniste che è appena nata e quindi che ci racconterà qual è questa esperienza e come si stanno muovendo, piuttosto che la scherma, piuttosto che appunto le attività invernali, di sport invernali, che sono quelle più collegate a Milano Cortina, quindi il basket, quindi chiederemo e sarà l'inizio di una serie di appuntamenti, perché non siamo riusciti, naturalmente bisogna stare anche nei tempi tecnici di un'ora, quindi non potremo far parlare tutti domani, saranno brevi interventi ma proprio mirati a capire che cosa rispetto alle giovani donne e alle bambine e alle ragazze viene fatto da queste associazioni, da queste federazioni, e dove noi possiamo essere di sostegno come istituzione per favorire il fatto che le ragazze e le bambine abbiano questo ventaglio di scelta di attività sportive che sia sempre più ampio. Questo è l'obiettivo, e capire anche come contrastare stereotipi e pregiudizi che ancora ci sono anche da parte delle famiglie, ma insomma un po' nel nostro contesto sociale rispetto ad alcune attività sportive, nelle quali invece anche le bambine e le donne hanno successi straordinari, e lo vediamo tutti i giorni. Quindi questo è l'obiettivo, promuovere proprio le attività sportive per le ragazze e le bambine e soprattutto fare in modo che si contrastino pregiudizi e stereotipi e che il Comune trovi anche l'occasione giusta per essere di sostegno a questa promozione, ecco, di attività. Allora, ci ricordi l'appuntamento, quindi domani a che ora e dove? Allora, è domani alle 18, Milano per le donne di sport, alle 18, quindi martedì 30 marzo, sulla web TV radio del Comune. E partiremo appunto per un'oretta di dibattito con diverse ospiti, a partire anche dall'assessora Guaineri, che naturalmente introdurrà i lavori, l'assessore
Direttore nostro allo sport, poi Claudio Arrigoni, Regina Baresi, Erika Bertolini, non so se me le ricordo tutte, Giuliana Cassani, Virna Duca, Claudia Giordani, Carola Mangiarotti, Marilu Guarnieri, Marta Massioletti, Matteo Mizzon, qualche uomo ce l'abbiamo in quota azzurra. Grazie. Francesca Schiavone e Ariola Trini. Perché appunto parleremo di Olimpiadi e di Paralimpiadi, quindi attività sportive. Perfetto. Proprio per tutti. Bene, allora consigliera, io la ringrazio tantissimo e ci si vedrà domani alle 18 appunto sui grazie a voi, aspetto. Grazie mille davvero, grazie. Buona giornata Diana De Marchi, grazie mille. Buona giornata, grazie. Continuiamo a parlare sempre di sport femminile perché è lunedì e a lunedì appunto si fa il punto della situazione sul calcio femminile. Lo facciamo con il nostro ospite del lunedì, sto parlando di Mattia Del Giudice di Cartellino Rosso, che vedo già collegato con noi. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, un weekend che è quello appena passato importante per Milano, perché è stato il weekend del derby di Milano. Esattamente, Milan e Inter si sono affrontati per la terza volta, quest'anno ce ne sarà addirittura una quarta, visto il ritorno dei quarti della semifinale di Coppa Italia. Questo derby di campionato si è concluso come la partita d'andata, ovvero 4-1 per le rossonere. Questa volta l'Inter è andata pure in vantaggio grazie alla danese Caroline Moller Hansen, ma poi il capitano del Milan, Valentina Giacinti, è salita in cattedra, ha segnato 4 gol, quindi poker personale della squadra e un derby vinto immediatamente, anche se non con poche discussioni arbitrali, perché anche nel femminile come nel maschile poi le polemiche non mancano mai e questa volta ce ne sono anche alcune giuste, tipo il primo gol, il fuori gioco di Valentina. Quindi le tradizioni però non cambiano, in campionato il Milan continua a essere vittorioso nel derby, rimane però quella sconfitta invece in Coppa Italia che fa ben sperare le nerazzurre per un futuro, per ribaltare un po' le tradizioni. Come sono andati invece gli altri risultati della giornata? Allora c'è la Juventus che ha vinto 9-1 contro la Timbare, quindi risultato abbastanza prevedibile visto la grande differenza tecnico-tattica tra le due squadre. Il Sassuolo, che interessa molto al Milan in chiave sfidante per il secondo posto, ha vinto 5-1 a Santa Lucia contro la Florenza San Gimignano, ribaltando anche lei con il Milan uno svantaggio di 1-0 nel primo tempo. Vince la Roma 2-0 contro il San Marino e con lo stesso risultato vince la Fiorentina contro l'Hellas Verona ed infine il Napoli pareggia 3-3 con l'Empoli ed esce finalmente dalla zona rossa agganciando il San Marino e così. Allora vediamola la classifica, quindi qualcosa è cambiato, qualcosa si fa delineare sempre di più, ormai lotta scudetto quasi inesistente, ma c'è la lotta Champions. Esattamente, perché il Sassuolo vincendo 5-1 al Santa Lucia ha dato un segnale forte che era al Milan che non si vuole arrendere, anzi, è lì e alla prossima giornata i verdi affronteranno la Juventus, quindi una sfida non facile dove le rossonere a questo punto non sanno bene chi fare, perché sicuramente il Sassuolo potrebbe riaprire virtualmente un minimo campionato, però una sconfitta delle neroverdi porterebbe il Milan alla possibilità di allungare dopo la partita, in caso di vittoria nella partita con Napoli. Le Milan-Inter invece quali sono gli impegni che le vedranno nel prossimo weekend? Allora il Milan appunto affronterà il Napoli femminile, che è una squadra che è in grande crescita soprattutto dopo l'arrivo in panchina di Pistoresi. Ha battuto la Florenza San Gimignano la scorsa settimana, questo weekend ha pareggiato con l'Empoli e poteva anche strappare qualcosina in più, quindi non sarà una partita facile per le rossonere di Maurizio Ganz, anche dopo l'ottima prestazione nel derby. Quindi una partita comunque complicata, assolutamente da non sottovalutare nonostante la classifica. L'Inter invece andrà in Puglia contro la Pink Bari, quindi una partita molto abbordabile, come abbiamo visto dal risultato della Juventus sì, contro immagino, immagino la voglia di giocare delle ragazze del Pink Bari dopo questa bellissima sconfitta, insomma, immagino il morale del Pink Bari soprattutto. Sì, la Pink Bari ha perso molta motivazione, ma ormai anche da qualche mese, ha perso proprio la voglia e credo anche le motivazioni per giocare e lottare per la salvezza. Infatti credo che sia la prima squadra che retrocederà in Serie B quest'anno. Beh, facciamo un appello a tutti i baresi allora di fare grande tifo per le ragazze del Pink Bari, che insomma ne hanno bisogno davvero, perché sarebbe un brutto colpo perderle. Comunque sono una grande squadra. Tutto quello che però
vogliamo sapere sul calcio femminile, lo possiamo trovare su Catrino Rosa. Ricordaci dove, quando e come. Siamo un po' su tutti i social, Facebook, Instagram, Telegram, siamo su YouTube dove escono i post partita di tutte le gare del weekend e poi lunedì, come oggi, esce sempre il gazzettino di Catrino Rosa con tutti i risultati e interviste in esclusiva. E allora seguitelo, mi raccomando. Io, Mattia, ti faccio tanti complimenti, salutami tutta la redazione di Catrino Rosa e ci vediamo settimana prossima. Grazie a te Fabio, buona giornata a tutti. Grazie mille a Mattia del Giudice e Catrino Rosa. Continuiamo questa puntata piena di ospiti, siamo leggermente in ritardo, quindi andiamo un po' più veloci del solito. Arriva sempre quel momento però in cui bisogna un attimo fermarsi perché è il momento delle foche parlanti. L'incursione poetica di oggi delle foche parlanti di Acilia Jonac. Most days I wonder where I'm going. Life is but a walk. I don't know where it leads me. One step after the other, I find myself on the edge to go in or stay. To go in or stay. Sideways. What is the right decision? I ask. Some days I don't find answers. I just walk. With me are images alongside. The world is a land. Outside. So tell me, where do we go from here? If here was yesterday and tomorrow and my undecisiveness is now and forever. Grazie mille a Celia Jonac, grazie mille alle foche parlanti, questa è l'incursione poetica di oggi. Andiamo avanti invece a parlare, sì, di arte, perché quest'oggi parliamo di cinema, parliamo di un festival storico per la città di Milano, pensate, 30ª edizione di questo festival che davvero nel lontano 1991 ha iniziato a riempire i nostri cinema all'epoca, pochi, piccolini, e poi pian pianino ha preso sempre più spazio. È un festival davvero, davvero storico per la città di Milano. Sto parlando del FESCA, il Festival del Cinema Africano, Asiatico e Latino America, e ne parlo con la direttrice artistica Anna Maria Gallone, che vedo collegata con noi. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno a tutti. Allora, un pezzo di storia di Milano si è appena conclusa per l'ennesima volta e siamo contenti, 30ª edizione del FESCAL. Insomma, un bel traguardo, no? Certo, un bellissimo traguardo, importante. E devo dire che il 30esimo avremmo dovuto festeggiarlo lo scorso anno, poi ci ha fermato la pandemia, pensando di uscirne, l'abbiamo rimandato, purtroppo non ne siamo usciti, per cui siamo ricorsi alla modalità online. Devo dire che io all'inizio ero molto spaventata, perché queste tecnologie non sono così conosciute. Noi volevamo poterci collegare con i registi in tutte le parti del mondo, con i nostri spettatori, e avevo un po' timore che questo non riuscisse così bene. Invece devo dire che, nonostante tutte le mie, il mio dispiacere anche di non poter incontrare dal vivo sul palco i registi di tutto il mondo e avere il nostro pubblico che ci applaudiva, però ha avuto molti aspetti positivi questa nuova modalità. Prima di tutto ci hanno visto in tutta Italia, non solo, ma su Facebook ci hanno visto in tutto il mondo per quanto riguardava i QA, quindi è stato dilatare il nostro pubblico e ne siamo stati molto contenti. Devo dire, i risultati sono stati eccellenti. Anche perché, Anna Maria, non so se mi ricordo male, allora beh, è un'eccellenza di Milano il festival, nel senso che nasce a Milano, cresce a Milano e lotta insieme a noi, come si dice in questi casi, ma è uno dei pochi festival in Europa del genere, giusto? È l'unico, in Italia, è l'unico in Italia. Ne esistono in tutta Europa. Quindi noi siamo
Quindi è non solo, ma poi quest'anno, dall'anno scorso, anzi dalla scorsa edizione, abbiamo aggiunto anche il MIUI, che è l'unico, questo assolutamente, festival dedicato ai ragazzi dei tre continenti, che possono scoprire le culture e gli autori dei tre continenti. E devo dire anche il MIUI è stato seguitissimo. Ti dico solo che tutte le nostre giornalisti, quelle del pubblico, quelle ufficiali, hanno avuto grossi problemi per scegliere il preferito, perché tutti hanno testimoniato veramente un'alta qualità dei film che abbiamo presentato, e ne sono molto contenta. Perché, ti faccio una domanda che vi siete fatti molto meglio 30 anni fa, avete già risposto a questa domanda 30 anni fa, ma te la faccio anche adesso. Perché fare un festival che parli di cinema localizzandolo in quei tre continenti? Allora, inizialmente noi abbiamo pensato soprattutto all'Africa, perché ci sembrava una cinematografia assolutamente sconosciuta. Ti dico solo, quando io facevo le prime conferenze, mi si chiedeva spesso, ma esiste il cinema africano? Quindi è stata una grossissima sfida. È nato in un piccolo cinema, il cinema parrocchiale alle colonne di San Lorenzo, poi si è dilatato fino ad avere 5 cinema della città in cui abbiamo proiettato i nostri film. E poi, dopo alcuni anni, abbiamo deciso anche di allargarci agli altri continenti. Allora, prima di tutto perché pensiamo che sia doveroso per noi conoscere le culture di altri popoli che ci sono sempre più vicini, con i quali coabitiamo sempre di più. E anche per le comunità che sono presenti a Milano, potersi rispecchiare nel loro cinema, non in un cinema raccontato dagli europei. Quindi il nostro cinema ha due finalità. Uno, di scegliere film di queste cinematografie poco conosciute, e di alta qualità artistica, e l'altro proprio è un lavoro di multiculturalità, cioè ci interessa tantissimo mettere a contatto le varie culture, non solo, ma abbiamo riscontrato che aprendo ai tre continenti sono nate anche delle collaborazioni tra i registi dei vari continenti. Cinesi hanno girato in Africa, africani hanno girato in Latino America. Questo è fantastico. Io immagino, tu dicevi appunto, poi c'è anche il pubblico, diciamo, che è appunto il pubblico di quei continenti che vive qui invece, che fa la sua vita qui, che finalmente per una volta vede protagonista il cinema di casa propria. È questo che volevo dire, cioè si specchiano nel loro cinema, bello, no? E infatti, sai, io sono molto soddisfatta di un risultato. All'inizio le comunità straniere presenti in Milano avevano un po' di timidezza e timore a venire in sala. Adesso sono una grande percentuale, aspettano questo festival, ci scrivono prima per sapere quando sarà. Quindi per noi è veramente un grande piacere, una grande soddisfazione. Compie uno delle nostre finalità. E faccelo a qualche nome, i best movie di quest'anno, chi sono stati? Chi è che si è fatto largo dentro la grande e ricca programmazione del vostro festival? Sì, guarda, ho letto recentemente degli articoli che hanno molto valorizzato i cortometraggi africani, prima di tutto, perché questo è un po' il nostro compito. Noi prendiamo, cioè scegliamo registi giovani che stanno nascendo, che hanno le loro prime opere, poi li seguiamo, per dirti, alcuni tra i più importanti, come ad esempio Abderrahman Sissako, che è uno dei grandi del cinema contemporaneo, l'abbiamo accolto noi al suo primo film durante il primo nostro festival e pian piano abbiamo seguito la sua carriera e il suo successo. Allora, tra le eccellenze, ti dico i premi, così ti dico sì, che sono le scelte della giuria. Appunto, siccome era difficilissimo decretare un primo premio, cosa rarissima, la giuria dell'Unghi ha scelto due lungometraggi come primo premio. Uno, Softy, di Sam Soko, del Kenya, che ha un taglio abbastanza politico-storico del suo paese, però è anche pieno di poesia, di storie familiari. E l'altro, Lina from Lima, del Cile, che è una ariosa, scoppiettante storia di una donna che, scoprendosi prima cameriera, che è dovuta migrare lontana dal figlio e dal marito, quando capisce poi che al suo paese nessuno tiene più conto di lei, finalmente si sente libera e scoppia la sua vitalità. Ecco, un particolare è che questo festival ha avuto sia nella giuria composta da tre donne, sia anche nel colloquio che abbiamo avuto l'ultimo giorno con registe del cinema dei tre continenti, una grande attenzione alle donne. E abbiamo intitolato questa tavola rotonda Donne sull'orlo di cambiare il mondo, perché pensiamo veramente che l'apporto delle registe sia un grande cambiamento, apporti un grande cambiamento
non solo nel loro paese, a se stesse, ma anche al resto del mondo. E infatti, ecco, molti dei film erano di registe femminili e parlavano di emancipazione, di libertà. Molto di più rispetto agli anni precedenti. Come è cambiato il film che va al festival, al Fescal? Come è cambiato in questi anni? Sì, guarda, c'è un cambiamento. Per esempio, per il cinema africano si parlava prima del villaggio come utero materno, tutto protetto, eccetera, la città, l'urbanizzazione, prostituzione, droga, eccetera. Okay. Adesso il cinema è diventato molto più urbano e abbiamo delle storie urbane che sono veramente importanti. L'altra novità è che sempre più si dà spazio alla memoria, questa storia sempre negata nel passato, la storia coloniale, la storia postcoloniale che ritorna alla ribalta. E poi c'è anche uno spazio all'immaginazione, al sogno. È un cinema difficile per noi da comprendere oppure di facile comprensione per noi? Allora, quasi sempre di facile comprensione. Alcuni film erano più impegnativi, scegliamo sempre dei film più impegnativi da cinefili, un piccolo gruppo, però il resto è assolutamente comprensibile. L'ostacolo che molti spettatori trovano, anche questa volta mi hanno chiamato quelli che avevano visto i film, danno i commenti, eccetera, è una certa lentezza di ritmo di questi film, che esiste, okay, ma perché siamo noi che corriamo tanto, che siamo viziati dai film d'azione. Tutto relativo, no? Appunto. Certo, e quindi bisogna abituarsi a questi ritmi e se si entra nel film danno un piacere grandissimo. Ecco, è un festival del cinema, quindi stiamo parlando di cose anche serie, appunto, che il cinema è un lavoro serio. Qualitativamente, a che punto siamo arrivati? Immagino, insomma, 30 anni fa magari non è che fosse così facile produrre un film in Africa, adesso a che punto siamo? È sempre difficile. Ok, benissimo. Sempre difficile nel senso che... Ci dai speranza, Anna Maria. Purtroppo non sono... I governi dei vari stati non aiutano per niente. I veri coproduttori sono le televisioni europee. La Francia ha diminuito il suo aiuto per ragioni politiche, mentre la francofonia era sempre stata la grande forza del cinema. Però c'è un'innovazione, che è quella del digitale, per cui questi registi possono girare con piccole telecamere. E quindi c'è una grande offerta, magari non di altissima qualità. E poi c'è la grande esplosione di Nollywood. Il cinema girato velocemente, diffuso in tutta l'Africa e anche nelle comunità della diaspora, ed è il film appunto di Nollywood, Nigerian Hollywood. Nigerian Hollywood. Sì, che adesso sta pian piano migliorando di quantità. All'inizio era tremendo. Ti dico che abbiamo invitato anni fa un gruppo di produttori che ci hanno raccontato, molto proud, di girare i loro film in 3 giorni nella loro casa col cugino, il fratello, con l'interprete, eccetera. Per cui insomma non era cinema. Adesso sta migliorando e c'è una grande produzione lì, sì. Quindi la Nigeria è un paese da tenere sott'occhio, con quanto mi dicevi, per la produzione cinematografica. Sì. Quali altri sono i paesi che stanno incominciando a emergere? Allora, ti dico il Marocco, dunque tengo da parte l'Egitto perché l'Egitto ha sempre avuto una mega produzione, ha una lunga storia di cinema. Tra i paesi del Maghreb sicuramente è il Marocco, che produce tantissimi film, lui sì con l'aiuto del governo. Ok. Allora devo dire, tra tutti questi un po' di film sono veramente televisivi, cioè non di altissima qualità cinematografica, però arrivano anche veramente dei capolavori. Poi si affaccia il Sudafrica sempre di più, in cui finalmente registi sudafricani raccontano la loro storia. Sudafrica super sfruttato dal cinema occidentale, perché tantissime produzioni vengono girate in Sudafrica. È questo dal che cinema voglio occidentale, dire. Infatti, in Sudafrica c'erano infinite truppe che andavano a girare, ma usavano soltanto come scenario. Anche le città vengono spesso usate, infatti. Sì, ma... ce n'è, guarda, infatti, tutta una serie. Finalmente si riappropriano anche loro, meno male. No, adesso girano e girano film che ci fanno conoscere, ad esempio, la durezza dell'apartheid raccontata da chi ne ha sofferto, ed è molto interessante.
Chiarissimo. Allora, vabbè, l'edizione di quest'anno ormai è finita. Sul vostro sito, però, visto che si può vedere tanto, tanto del resoconto e tanti contenuti, ricordaci un po' come fare comunque a seguirvi anche durante tutto l'anno, perché immagino che comunque non vi fermate mai. Quindi come possiamo no, fare? Non ci fermiamo, perché l'attività del Coe non è soltanto, Coe Media non è soltanto nel festival. Noi acquisiamo i diritti di alcuni film che portiamo, che possiamo distribuire in Italia. Non solo, ma organizziamo tante rassegne in giro per l'Italia. Io penso che ne organizzeremo ancora di più adesso che i nostri film sono arrivati veramente in tutte le regioni. Io ho avuto riscontro che in tutte le regioni d'Italia sono stati visti i nostri film, quindi aumenteranno anche le richieste di rassegne e così via. Hai visto? Quindi quando si dice a volte le sfortune, però vedi, questa nuova veste digitale vi ha portato invece a un nuovo pubblico a conoscere a nuovi orizzonti che magari chissà quando si sarebbero aperti. Beh, è una bellissima storia la vostra, veramente, Anna Maria, una bellissima storia che ha bisogno di essere supportata, di essere aiutata e anche di essere divulgata. Quindi sono ben contento davvero di raccontarla e speriamo il prossimo anno invece di vederci in sala. Ti ringrazio tantissimo, vi aspettiamo già l'anno prossimo a marzo. Perfetto, sarà, allora sarà. Ricordaci il sito internet su cui seguire tutto quanto. Basta digitare fescaal.org. Perfetto, e trovate tutto quello che c'è da sapere sul Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina. Grazie mille, grazie davvero ad Anna Maria Gallone, grazie a tutta la squadra di Fescaal, che so che avete fatto un gran lavoro, molto faticoso ma davvero molto bello. Grazie mille. Grazie, grazie veramente, ciao a tutti. Grazie mille ad Anna Maria Gallone, direttrice artistica di Fescaal, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa quest'oggi. 13.02, chiudiamo qui la nostra puntata, noi ci rivediamo mercoledì sempre qui in diretta con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano e domani sera invece come tutti i martedì Municipio X in compagnia di Francesca Cutrone. Grazie mille, arrivederci e a presto.